io invece voglio parlare, Amelia. Amelia, vedi che io non sono via. Vedi che io non sono scema, Amelia. Amelia, mettiti in testa una volta e per sempre. In casa nostra, nella nostra famiglia, nella nostra razza. Da generazione in generazione sono sempre stati gli uomini a portare pantaloni. Sempre gli uomini. Lo capisci? A me. Io scendo già tutto a fare due passe. Tu che fa? Ha bisogno di qualche cosa? Papà, ma non schifiate camminando come nato a costare. Ma perché? Come sono camminato, ah? Papà, vi scordaste, va a mettere le cave. Le pantaloni. Ma vedo, decide, perciò. Perciò con le cave siete la sogno. Ma che bisogna, la testa mi funziona più. Per ogni volta, quando affacciava lo casateggio e mi soccava dolce di vino, queste cose a me non mi succedevano. No, no. Avete quant'è che mi facete picchiare lo latte, che non mi si rivede a diventare come una faccetta di ricotta. Sì, papà, sì. A proposito. A proposito. Ma quando è che si mangia anche pasta con la ricotta? Papà, è presto, è presto. È presto. A te alle volte mi vengono verso di dare te cacche mala tempolata in tale macchina. Che ci posso fare? Ma allora è malattia che misca tutto con me e ce la vita. Ma perciò secondo te che fa? Non lo capisci che ora di mangiare, babbasone, scemonito. Perciò non lo vedo che già tornaste di ciavagliare. No, papà, stamattina Cesare un giro a ciavagliare. Un giro a ciavagliare? Disgraziatello, ma che faciste, Sicilia faciste? Sì, domani, ma da fermare la giustificazione. A me, ma tu ci senti con questo, ah? A me, ma chi è? Ma che succede io stamattina? Ma com'è con messaggiate e facete buci? Papà, quando vi insegnato a mentecare fra marito e moglie, ah? Sugno sediata, papà. Hai ragione, a me. Tu a stare attento a questo, perché questo la notte... Si vede le femmine che sentono cavolo. Che sentono cavolo? Le femmine nude, va! Ecco! E poi questa sottospecie di porco! Vuole sapere perché ce l'hai qui? Mi domanda che cosa è successo. Senza rispetto, senza riguardo per una moglie legittima. Vergogna, un padre di famiglia a 50 anni che si sta lì a finalizzare di notte queste cose di senza riscurso. Vergogna! Porco! Ah, ma per queste cose non ci ne viene sonno. Non si sente stanco. Un nave mal di schiena. Ma dico, almeno fossi sincero, fossi leale, almeno me lo dicessi in tala faccia. Amelia, mi piacciono e me li talio. Io giustamente, in qualità di moglie e di donna rispettosa, sapessi che duca avessi a fare. Signorilmente mi alzerei dalla sedia, ci sputasse in ton occhio e me ne andrei a riposare tranquilla e soddisfatta, invece no. Quando c'era il rischio di essere scoperto i zac con la velocità di un fulmine, ti cancia canale, appena si sente tranquillo, torna a redda. E t'hai visto, bello spicchio, con la bocca aperta come un cannatone, e l'occhi sbarracchiato. Che schifo! D'una marrevaria, è un'indecenza, uno schifo, una porcheria. Ma poi io dico, ma che cosa ci dà lì a fare queste cose? Sendo che poi... Se poi? Sì, tu devi non mi fare la presa voglia del libro, perché sennò ti sbrigno, porco! No, parliamone! Lasciamo perdere, Teri! No, io ti dico che non ho paura di parlare! Lo so, picchi a te a chi sto danno a dare, parlare e guardare, porco! Ma insomma! Un povero marito frustrato, dico che torna stanco di travagliare, non si può permettere manco 10 minuti di distensione davanti alla televisione, E a te solamente la distensione notturna ti piace. Avevi ragione, tua mogliere. E perché non ti distendi con quarti? Che almeno fanno cose interessanti e istruttive. E tu perché non ti fai ferite? Parla chi da chi mangia solo pane e capitol. Però a me di sto capicollo non me ne facete saltare mai, è bene? Papà, no! Tutto voce, non si mangia, papà! Papà, ma che caspita ne hai visto? Io mi riferivo al polpettone televisivo che ogni giorno si assume. Pure le polpettone mi fottete! E invece andiamo più meglio di mia latte, papà, sempre latte! Meglio che me ne voglio, va! Porco! E ora che fa? Se porta le piatta e non mangiamo più? Io, papà! Finalmente, vecchio mandrillo! Ma che ha il telefono bloccato? No, Toto, è stato un problema di...
Ma guarda che dice, se non ho potuto manco chiamarti, risponde sempre imbecille che dice: avete sbagliato, non ci scocciate più. La perla, senti. Che devo sentire, stati zitto. Tu non sai che sorpresa che ti ho portato, Cesaro. Tu non sai chi ti vuole salutare. Che come no? Niente di meno che Cricri Nuasetti, di ritorno dal suo giro trionfale. Nuasetti. E voilà. Questo è Nuasetti. Pesciolino. Pesciolino. Ma cucculato, accorisci. Ma Sherry, non mi riconosci più. Ma pesciolino, gioiellino. Ma sei signorina, ma quello che dove? Signorina, pesciolino, maialino. Ma è la fine del mondo. No, no, è la fine del pesciolino. No, 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 aspettate un attimo, aspettate un attimo. A questa di qua, scusi, se ne levo. A questa di qua non la conosco. Ma stai scherzando, pesciolino? Io ho ancora i dindini che mi hai regalato tu, gelosamente conservati. No, non è vero, vediamo, ce lo giuro, non è vero. E questi cosa sono? Signoruzzo, meglio aiutami! Come fingono tutte e due? Signora, veramente io mi chiamo Jacobello, ma dico Jacobrutto a così per sfottere un po' come stesso. Prima che lo fanno gli altri. E allora? Beh, io... Scusate, ma voi perché non ve ne andate? Oh, ma no, parlate tanto, io chi sono? Io non sono nessuno, io sono lo scemo della casa, l'ombra di cucca della casa. Urissi, che mi pare un poco curioso. Ad ogni modo, permettete che do uno sguardo? Ma prego. Signora? Giratevi un poco. Che fare? No, avete ragione. È la terra che gira attorno al sole. Cristo lo fece venerdì per farmi compromettere, non c'è dubbio. A posto. Benissimo. La signora mi piace. Se ho capito. Tu mi vuoi provocare, così io poi taglio le mani in capo e tu mi denunci, vero? Come? Ho capito tutto, a mia non mi fa impressione. Scusate, signore, ma sto babbaretto casa a casa non lo potevo tenere. Ha visto una bile di ricoverare la cacchebanna. Ma questo è... va bene, no, non ci sono problemi. Se decide che non lo mantiene, non lo teniamo. Anzi, io vorrei subito dichiarare qualche piccolo difettuccio che c'ho io. Ma prego, poi vi dichiaro qualche piccolo difettuccio che c'ho io e ne facciamo due risate. Signora, io muzzico. Io pum, sputo. E io pim, sparo. Vabbè, non ti preoccupare. Per le morte poi lo zio ti accatta la pistola. A questo puoi sparare, va bene? Assetta. Va bene? Ah.